campione del mondo in carica, si contendono la corona dei pesi gallo. Prima ripresa sostanzialmente equilibrata. Un match vivace. Prova il montante Lionel Rose. D'altronde la categoria dei gallo spesso è foriera di grandi incontri. Qui è buono Ruben Olivares, decisamente più tonico. Lionel Rose in difficoltà, prova a legare. Passa sotto il colpo di Olivares, tenta di toccare il messicano col sinistro, a vuoto ancora Lionel Rose. Si scatena il pubblico di Inglewood, è un incontro assolutamente interessante, siamo soltanto alla seconda ripresa. Olivares, colpito al volto, ma è più rapido, più scattante, in difficoltà Lionel Rose, ancora Olivares, ottima sequenza per il messicano, col destro e poi col sinistro, a terra il campione del mondo Lionel Rose. Lionel Rose a terra, al tappeto nel corso della seconda ripresa contro lo scatenato Olivares, sospinto anche dal pubblico, a vuoto Lionel Rose. Vediamo se riesce a riprendersi in fretta il campione del mondo. Prima importante svolta del match, registriamo al secondo round un atterramento subito da Lionel Rose. Campione del mondo che sta mettendo a repentaglio la sua corona, ancora Olivares, scatenato. Perde la protezione dentale Lionel Rose e suona il gong finale del secondo round. Quasi una liberazione per Lionel Rose in grandissima difficoltà. Terza ripresa. È fiducioso Olivares, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, ha già atterrato il campione del mondo alla seconda ripresa. Si muove bene a centro ring. Ruben Olivares, divenuto professionista nel 1965, sin dagli albori della sua carriera. Gli è stato predetto un gran futuro. A vuoto Olivares, poi tocca con il sinistro che finisce sulla guardia. Scatenato il pubblico di Inglewood per il peso gallo messicano Ruben Olivares, che sta conducendo un match d'attacco. Ancora frastornato Lionel Rose. Anticipa sempre i colpi Ruben Olivares, che qui va a vuoto. Olivares ha vinto i suoi primi 22 incontri per KO ed è riuscito ad impressionare con uno score da brividi. Ancora in difficoltà Lionel Rose, perde nuovamente la protezione dentale. L'arbitro è costretto ad intervenire. Corto gancio per Olivares.
porta bene i suoi colpi e si scopre raramente. Il match in salita per Lionel Rose, ancora le corde, colpito da Ruben Olivares. Fino a questo momento una supremazia indiscutibile, quella del peso gallo messicano Ruben Olivares. Destro al corpo. Montante sinistro e poi prova il calcio destro. Ancora un montante sulla guardia per Ruben Olivares, conclusione della terza ripresa. Un puncher straordinario, capace di far infiammare le platee. Questo è Ruben Olivares. Che nell'orgogliosa tradizione dei pugili messicani, il Messico è la patria dei pesi gallo, già occupa un posto importantissimo. È sicuramente il pugile più amato in questo momento, Ruben Olivares, che in questo incontro sul ring di Inglewood contro Lionel Rose ha l'occasione nella sua prima chance mondiale di fare centro. Leggermente migliore Lionel Rose in questa quarta ripresa, anche se non si fa apprezzare molto a livello propositivo. Il campione del mondo in carica ancora Olivares, che tocca Rose, cerca di schivare i colpi. Lionel Rose ma non riesce a colpire Olivares. Tutto d'attacco il match del pugile messicano, che colpisce al corpo e poi al volto col destro. Il campione in carica Lionel Rose. Adesso in difficoltà Rose, deve fare di più se vuole conservare la sua corona. Un altro gong. È quello finale del quarto round. Entriamo nel quinto con Olivares, sempre molto deciso, pugili a centro ring, ma soprattutto in vantaggio il pugile messicano, grande appassionato di boxe. Come ama sempre ricordare, combatte per il piacere di farlo. D'altronde ha origini in una famiglia molto ricca e non ha intrapreso questa strada sicuramente per soldi. Olivares all'attacco, montante sinistro, fa saltare nuovamente la protezione dentale di Lionel Rose, poi incassa un calcio destro a distanza ravvicinata, forse era un po' scoperto, ma quei montanti tolgono l'ossigeno
e mandano in confusione. Continua a muoversi molto bene, tocca col gancio sinistro, uno dei colpi preferiti del repertorio di Olivares. Guardate, Lionel Rose alle corde, in grave difficoltà. Col sinistro due volte, poi col destro a terra, Rose nuovamente a terra, Lionel Rose, dopo aver subito una serie impressionante di colpi, ha energia da vendere e forza Ruben Olivares. Si può continuare, ma è un match praticamente deciso. È salita di tono, è cresciuta l'intensità dell'azione offensiva di Ruben Olivares nel corso della quinta ripresa. Lucidissimo, instancabile, ancora Olivares all'attacco e crolla al tappeto Lionel Rose, e questa volta è finita. Ruben Olivares, il nuovo campione del mondo dei pesi gallo, va ad omaggiare il suo avversario e poi a gioire col suo angolo. Il campione messicano sale sul trono dei pesi gallo sul ring di Inglewood. Los Angeles, 14 dicembre 1971. Ruben Olivares affronta Jesus Pimentel. Terza ripresa. In palio il titolo mondiale dei pesi gallo. Se lo contendono due pugili messicani. Ruben Olivares, campione del mondo in pantaloncini viola. Jesus Pimentel, pantaloncini con la striscia bianca per Jesus Pimentel. Dopo aver conquistato il titolo mondiale dei pesi gallo nel 69 contro Lionel Rose, Olivares l'ha difeso due volte contro Alan Ratkin e contro Jesus Castillo. Poi l'ha perso contro Castillo sul ring di Los Angeles, ma lo ha riconquistato nella rivincita e adesso è alla seconda difesa del suo secondo regno. Buono scambio di colpi tra Olivares e Pimentel. A vuoto col montante Olivares. Prime due riprese sostanzialmente equilibrate ma molto vivaci, gradisce il pubblico di Los Angeles. Alle corde Pimentel. Montante di Olivares. Ancora le corde Jesus Pimentel, si difende bene, poi contrattacca. A vuoto, passa sotto il gancio e poi tocca col corto gancio destro Jesus Pimentel. Con Olivares a vuoto. Tocca col gancio sinistro, sicuramente il colpo preferito. Colpo che ha dato grandi soddisfazioni a Ruben Olivares. Conclusione del terzo round. Quarta ripresa con Pimentel
e Olivares a centro ring. A vuoto col sinistro il campione del mondo. Si difende bene Jesus Pimentel. Tocca ancora col sinistro, ma sulla guardia di Pimentel. Prova ad accorciare Olivares. A vuoto Pimentel. È un bel destro da parte di Olivares. A vuoto col montante il campione del mondo. Poi scarica sulla guardia, ma la reazione di Pimentel, corto gancio e momento di difficoltà per Olivares. Ha rischiato troppo il campione del mondo, si è scoperto e Pimentel ha messo a segno un corto gancio col destro. Si è inchinato per un attimo Olivares. Prima parziale svolta dell'incontro, non è stato contato, ma sicuramente un colpo che ha consentito a Pimentel di acquisire punteggio. Ancora un gancio sinistro a segno per Pimentel. Buono scambio. Decisamente buono Pimentel in questo quarto round. Adesso sta subendo l'iniziativa di Olivares. Ha fatto capire al campione del mondo che non può distrarsi un attimo. Ci avviamo verso il gong finale. Bella ripresa. Sesto round, inquadrato all'angolo il campione del mondo Ruben Olivares sul ring di Los Angeles, 14 dicembre 1971, in palio il titolo mondiale dei pesi gallo. Lo sfidante di Olivares è un altro messicano, Jesus Pimentel. Lo ha messo in seria difficoltà nel corso del quarto round. Vediamo come reagisce Ruben Olivares. Seconda difesa del regno di Olivares. Dopo aver battuto Kanazawa, affronta Pimentel alla sua prima chance mondiale. Tocca col jab Pimentel, sinistro e poi destro per Olivares. Montante di Olivares, che gira intorno all'avversario, più mobile sul ring sicuramente il campione del mondo. Corta distanza, uno scambio a centro ring tra i due pugili, o si sposta Ruben Olivares, che continua col montante e poi col gancio sinistro. O al corpo Olivares. Un fighter devastante,
capace di attirarsi le simpatie di tutti i fans messicani. Olivares all'angolo sull'attacco di Jesus Pimentel, poi inverte la posizione, adesso all'angolo è Pimentel, scarica colpi, Ruben Olivares a terra, al tappeto, Pimentel addirittura fuori dal ring, contatto dall'arbitro, tutto ok, si può proseguire. E la risposta di Olivares non si è fatta attendere, in difficoltà al quarto round ha reagito e ha risposto alla grande. E alla sesta ripresa ha scaraventato fuori dal ring Pimentel. Conclusione. Settimo round con Olivares in vantaggio per l'atterramento inflitto a Pimentel nel corso della sesta. E complessivamente anche per un atteggiamento che vediamo più propositivo da parte del campione del mondo, che poi tocca col destro. Pimentel si sta preoccupando principalmente di difendersi e magari di contrattaccare, ma l'iniziativa è saldamente nelle mani di Olivares. Pugile per passione, Ruben Olivares, che ha origini in una famiglia molto ricca. Per lui la box, oltre a fonte di guadagno, è principalmente un diletto. Ancora Olivares, un destro al corpo e poi a vuoto, il jab sinistro incrociato tra Olivares e Pimentel. Gancio sulla guardia. A vuoto Olivares. Sta comunque disputando un buon incontro anche Jesus Pimentel. Non possiede l'esperienza e anche la tecnica di Olivares. Vedete come si prepara lo spazio per il gancio destro, anche se preferisce lavorare col sinistro. Sicuramente il suo braccio preferito. Montante sinistro e poi il gancio destro sulla guardia, a vuoto ancora Ruben Olivares. Ma è sempre lui che prova ad attaccare Pimentel, che si difende. Ottavo round sul ring di Los Angeles. Due pugili messicani si contendono il titolo mondiale dei pesi gallo. Ruben Olivares è il detentore. In pantaloncini viola. Jesus Pimentel invece è lo sfidante. Pantaloncini con la striscia per Pimentel, che tocca con un sinistro al volto di Olivares. Continua ad avanzare all'angolo Pimentel.
Passa sotto il gancio di Olivares. Adesso è Pimentel che lavora al corpo. Olivares esce bene dalle corde. Pubblico di Los Angeles che ha vissuto prima in maniera calorosa, partecipando attivamente le prime riprese che hanno regalato momenti altamente spettacolari. Adesso è attentissimo a seguire un incontro che comunque è molto gradevole. C'è uno stato, il Messico, diviso e paralizzato di fronte al video per i suoi due pugili, Pimentel e Olivares, che si contendono la corona mondiale dei pesi gallo. È grandissima la tradizione messicana nei pesi gallo. I pugili che militano in questa categoria sono i beniamini degli appassionati di boxe. Incrociano il jab Pimentel e Olivares. Si muove il campione del mondo e Pimentel va a cercarlo, prova il montante per far saltare la guardia. Ma Olivares non si concede distrazioni. E poi prova col gancio sinistro a trovare la mascella di Pimentel. 1-2 da distanza ravvicinata. Nona ripresa delle 15 previste sul ring di Los Angeles, 14 dicembre 1971. Olivares contro Pimentel. In palio il mondiale dei gallo. Situazione di vantaggio per il campione del mondo Ruben Olivares, che alla sesta ripresa ha atterrato lo sfidante Pimentel, scaraventandolo fuori dal ring. È comunque confermata la nostra sensazione, anche perché il pugile di Città del Messico, come si dice in gergo, sta facendo l'incontro. È più propositivo, più intraprendente di Pimentel. Sta facendo qualcosa in più. Vuoto il montante di Olivares. Comincia ad affiorare anche un po' di stanchezza. Vedete Olivares che si prepara il terreno per il gancio destro. Tocca col sinistro due volte al corpo Pimentel, poi carica un gancio destro, ancora a segno, a bersaglio con relativa facilità Ruben Olivares, incoccia spesso nella guardia Pimentel. Ancora prima col destro, poi col sinistro, grande facilità nel portare i colpi per Olivares, che chiude nuovamente alle corde Pimentel, che prova a reagire. È un bello scambio questo, si scalda il pubblico, la reazione di Pimentel. Col destro ancora Pimentel, poi col sinistro. Segnale di vitalità per lo sfidante. Mentre ci avviamo alla conclusione della nona ripresa,
scambio a centro ring da corta distanza. Decimo round. Campione del mondo Olivares in pantaloncini viola. Lo sfidante Jesus Pimentel in pantaloncini con la striscia bianca concede qualche centimetro in altezza al campione del mondo. Pimentel ha la sua prima chance mondiale e deve fare necessariamente qualcosa di più. Se vuol portare a casa la corona mondiale dei pesi gallo, c'è comunque una certezza che comunque vada all'esito di questo incontro. Il re di gallo sarà ancora un messicano. Olivares, ancora a segno. Col sinistro, è buono Olivares. Ancora di jab, il campione del mondo. Al corpo Olivares e poi col destro al volto di Jesus Pimentel. E questo decimo round non fa altro che confermare la superiorità ai punti da parte di Ruben Olivares. Che ha mantenuto un ritmo costante per tutto l'incontro. È partito forte Pimentel, poi però è andato a calare, adesso si sta limitando a rispondere alle offensive di Olivares senza proporre qualcosa di concreto. Continua a picchiare ancora Ruben Olivares all'angolo Pimentel. Ultimi secondi della decima ripresa. Undicesimo round dei 15 previsti sul ring di Los Angeles. Dall'angolo di Pimentel, un diktat preciso. Devi recuperare, va bene anche rischiare qualcosa. Oltre all'atterramento subito da Pimentel nel corso del sesto round, nelle ultime riprese una supremazia non evidentissima ma percettibile da parte di Ruben Olivares. Una supremazia che è andata crescendo. Se vuol centrare l'obiettivo al primo colpo, Jesus Pimentel deve invertire la tendenza, ma è difficile che riesca a farlo. Ancora Olivares col sinistro, prima tocca col gancio e poi col montante. Guardia di Pimentel. Gira intorno all'avversario Olivares. È stanco e appannato Jesus Pimentel.
Ancora un minuto alla conclusione dell'undicesima ripresa. Continua un buon ritmo Ruben Olivares, che sostiene a Los Angeles la seconda difesa del suo secondo regno. Prima difesa vittoriosa con Kanazawa. Il titolo mondiale dei Gallo è ancora saldamente nelle sue mani. Lega Pimentel a corto di fiato e di energie ne ha spese molte, ne ha ancora da spendere invece Ruben Olivares. In evidente difficoltà Jesus Pimentel, sofferente al volto. Gong finale dell'undicesimo round e l'angolo di Pimentel getta la spugna. Termina qua l'incontro, Olivares difende la sua corona e resta il campione del mondo dei pesi gallo.